Ciao ragazzi, sono la nonna Graziella. Oggi vi faccio una ricetta speciale, inventata da me. Facciamo i calamari ripieni. Ingredienti sono prezzemolo, acciughe, capperi, pepe, sale, olio di semi, pane grattugiato e pane in ammollo con latte. Va bene così. Poi, avendo tutti questi ingredienti, si comincia a riempire i calamari. Con tutti questi ingredienti che vedete qui, io faccio un tritto con questo. Quando il tritto è fatto, comincio a riempire i calamari, così, con un cucchiaino. È difficile abbastanza perché non sono tanto grandi, sono piccoli. Si potrebbe fare anche con i calamari più grandi. Si fa questo ripieno, si mette dentro bene, scusate le mani perché con i guanti non si può perché tutto scivola, le mani sono pulite e si fa ripieno, si chiude e viene così. Questo è il risultato. Questo è il risultato, mettiamo nella padella con olio caldo, un po' di aglio. Che ci deve friggere e facciamo tutto un strato di tutti questo pesce. Adesso i calamari nella pentola dobbiamo metterla nel fuoco. Si accende fuoco, olio. Di prezzemolo, un po' di aglio, dopo 10 minuti. Dopo 10-15 minuti si è asciutto, si mette ancora un po' di vino bianco e si lascia a fuoco lento ancora per altri 20-15 minuti.